e una donna all'antica Anna Falchi, e sul maschio moderno è molto critica. Legata sentimentalmente dal 2012 al giornalista Andrea Ruggeri, nipote di Bruno Vespa, l'attrice fa una panoramica abbastanza triste: il corteggiamento non esiste più, ha spiegato a Radio Cusano Campus, durante la trasmissione CG Noi donne siamo diventate troppo prepotenti e troppo indipendenti, vorremmo essere corteggiate, vorremmo il romanticismo, ma forse siamo proprio noi donne ad aver castigato un po' l'uomo. Legata sentimentalmente dal 2012 al giornalista Andrea Ruggeri, nipote di Bruno Vespa, l'attrice fa una panoramica abbastanza triste, il corteggiamento non esiste più, ha spiegato a Radio Cusano Campus, durante la trasmissione CG Noi donne siamo diventate troppo prepotenti e troppo indipendenti, vorremmo essere corteggiate, vorremmo il romanticismo, ma forse siamo proprio noi donne ad aver castigato un po' l'uomo. L'uomo di oggi è impaurito da questa donna, sta un passo indietro, aspetta che lei dia un segnale. Siamo diventate più noi corteggiatrici. Non concordo molto con questa cosa, la mamma è la mamma, il papà deve continuare a fare il papà. Insomma, il macho italiano secondo Anna Falchi è un po' svanito, i pochi machi che vedi poi scopri che hanno fatto castità sessuale. E pensi andiamo bene allora. Nonostante sia fidanzata da anni, i corteggiatori sono sempre dietro l'angolo. Qualcuno anche un po' bizzarro, come ha raccontato, ci sono dei gigolò che mi abbordano su Facebook, mi scrivono cose tipo ciao mi sono sempre piaciute le donne più grandi, io faccio il gigolò, ti farò passare una serata fantastica, io gli rispondo augurandogli buon lavoro, ma che fortunatamente non ho ancora bisogno di pagare. Nonostante sia fidanzata da anni, i corteggiatori sono sempre dietro l'angolo. Qualcuno anche un po' bizzarro, come ha raccontato, ci sono dei gigolò che mi abbordano su Facebook, mi scrivono cose tipo ciao mi sono sempre piaciute le donne più grandi, io faccio il gigolò, ti farò passare una serata fantastica, io gli rispondo augurandogli buon lavoro, ma che fortunatamente non ho ancora bisogno di pagare. Mi mandano foto loro tutti un po' nudi, con i loro fisici in mostra. Nella stoccata sui reality e talent, ormai in TV ci sono solo loro, basta non ne possiamo più, bisogna inventare dei nuovi format.